Allora, terza serata di Arte Estate, 30ª edizione, e questa sera ricorrono i 10 anni del premio dei Regi. Sappiamo quindi che oltre alla consegna del premio a vari artisti che hanno partecipato alle scorse edizioni, avverrà anche la consegna del premio agli amministratori degli ultimi 10 anni della città di Casalcino. Un parere, una dichiarazione da parte dell'attuale consigliere. Allora, praticamente saranno consegnati dei premi non agli amministratori veri e propri, solo quelli che hanno creduto, hanno fatto qualcosa di concreto per il premio De Regge. Quindi ci saranno personalità del territorio che hanno contribuito in questi 10 anni e che l'associazione ha ritenuto opportuno premiare per questa sera. Abbiamo già visto e intravisto il premio De Regge che abbiamo consegnato ieri a Nino Frassico, purtroppo soltanto in albergo. Sappiamo che è stata una sua creazione, ecco, da dove è nata l'idea di questo premio e cosa racconti? È nata 10 anni fa, è nata insieme prima in collaborazione con una mia amica Caterina Iovine e poi diciamo che si è sviluppata, ha preso forma e poi insieme a un altro artista, Mirko Battisti, che ringrazio e saluto con affetto, abbiamo creato questa statuina tridimensionale che rispecchia un po' la figura dei fratelli De Regge. Praticamente sono i fratelli De Regge rappresentati in maniera molto grafica e con dei colori che richiamano molto la città di Casalcino, quindi niente di particolare, ma è semplicemente un'opera che è un miscuglio tra pittura e scultura.